Ci sarà a breve un sopralluogo per spostare il mercato del venerdì che si svolge attualmente in Corso Marruccino a Chieti alla Villa. In realtà è un ritorno perché era già una volta lì. Quali sono le motivazioni di questa scelta? È un ritorno, ma ancor più inclusivo, perché l'obiettivo è quello di fare in modo che l'intero mercato del venerdì possa aver luogo presso la Villa Comunale e sul viale appunto della Villa. Ma l'obiettivo principale è quello di fare in modo che il mercato sia più fruibile, sia più godibile per la cittadinanza, ma che venga anche valorizzato. Oggi il mercato del venerdì si svolge su Corso Marruccino, su Via della Liberazione e a scendere chiaramente su Viale 4 Novembre. È una collocazione che dà dei riscontri, ma è dispersivo come mercato, perché circa 40 banchi sono posizionati in diverse aree del centro storico. Concentrare il mercato del venerdì alla Villa Comunale riteniamo possa essere un elemento che accresca il valore del mercato del venerdì, ma rientra in un progetto anche di brandizzazione dei mercati cittadini che stiamo portando avanti, perché riteniamo che questi rappresentano davvero un qualcosa di importante per la cittadinanza. Poi, ripeto, in molti casi i mercati vengono in altre realtà trattati come appunto un commercio di serie B. Per noi il commercio è solo di serie A. Poi, se guardiamo anche le presenze presso i mercati cittadini, siamo confortati, però ecco, occorre dare valore anche attraverso questi aspetti, e riteniamo che concentrare il mercato alla Villa Comunale sia qualcosa di importante. È ovvio che stiamo facendo delle ricognizioni tecniche, avremo un sopralluogo nei prossimi giorni, perché ovviamente dobbiamo unire sia l'aspetto del numero dei posteggi, circa 40 da collocare appunto alla Villa e sul viale, ma anche l'aspetto della viabilità, che sarà oggetto di riunioni con l'ufficio traffico e insieme al mio collega Rispoli.